Ciao a tutti e bentornati o benvenuti su questo canale Leggere Fotografia. Io sono Fabrizio e oggi, in questo che è l'ultimo video dell'anno e anche prima di Natale, e infatti diciamo, mi sono piazzato, sì, ho cambiato stanza e mi sono piazzato davanti all'albero, quindi ogni riferimento non è puramente casuale. Oggi volevo parlarvi di un autore e di un libricino uscito qualche anno fa, molto allegro appunto, proprio per concludere un po' questo anno, molto allegro, un libro estremamente godibile, un libro che contiene immagini e parole scritte dall'autore stesso, e adesso poi entriamo man mano nel merito della questione. Sto parlando di Will Ronet con questo libro edito da Contrasto che si chiama Le regole del caso, lezioni di fotografia. Anche questo, diciamo, poi è un aspetto che merita un approfondimento tra un po'. Will Ronet, chi è Will Ronet? Will Ronet è stato un grande fotografo francese che ha attraversato tutto il 1900, è nato a Parigi nel 1910 ed è morto a 99 anni, quindi nel 2009. Tra l'altro, semplicemente perché era caduto dal letto, quindi se non fosse accaduto quell'incidente, probabilmente sarebbe vissuto ancora di più. Ed è un libro, un autore che, diciamo, a me ha sempre, come dire, messo un buon umore, perché l'ho immaginato questo autore come appunto una persona, sì, banalmente felice, che è stato, nonostante tutto, nonostante abbia vissuto anche la guerra, le guerre anzi, le due guerre mondiali, sia stato in grado di godere appieno e fino in fondo di quello che la vita gli ha donato, di quello che la vita gli ha dato. È stato uno di quei fotografi, come potremmo dire, che appartiene alla schiera dei fotografi umanisti, quindi quelli anche per esempio quelli di cui facevano parte Bresson, Doisneau, la Sabine Weiss e così via. E autore di cui probabilmente parleremo anche in futuro. È stato, tra le altre cose, il grande maestro di Gianni Berengo Gardini, il grande fotografo italiano, forse il nostro più grande fotografo italiano che abbiamo. E trovate, diciamo, molti video di Gianni Berengo Gardini dove spiega un po' di aneddoti. È stato il maestro perché Gianni Berengo Gardini da giovane andò a lavorare in Francia e nel tempo libero aveva stretto amicizia con Will Ronet e dice che insomma Will Ronet è stata la sua vera scuola fotografica, lui deve tutto a Will Ronet, diciamo, sia sulla tecnica ma anche sul modo di pensare. E questo libro ci fa entrare appieno nella mente di Will Ronet, ma io direi un po' di tutti quelli che fotografano. Quindi questo è un ottimo libro davvero da leggere, anche per chi non è fotografo, perché è un'esperienza immersiva in quelle che sono le sensazioni, le emozioni che prova un fotografo quando è in giro, in strada, in questo caso, a fotografare. Sì, perché Will Ronet ha scritto, diciamo, poi questo libro con questo simbolo, le regole del caso, perché il caso non ha regole, o forse sì. Will Ronet ci sembra dirci appunto che il caso non ha regole, ma le ha in un certo senso, che le regole, la fortuna, accade ma va accolta, come vedremo poi più nello specifico. E come vi dicevo, questo libro fa entrare anche chi non fotografo, leggendo e vedendo le immagini, leggendo gli aneddoti associati alle immagini, come vedremo, fa entrare appunto proprio in quella marea di sensazioni che prova il fotografo. Diciamo le enormi gioie, il cuore pieno di emozione quando il fotografo sa che è riuscito a portare a casa un buono scatto, oppure un'enorme afflizione quando invece anche per un istante, per un centimetro, la foto semplicemente non è riuscita, è svanita o non è stato pronto. Quindi si percorre veramente questo mare di sensazioni insieme a Will Ronet, ed è per questo che io trovo questo libro poi estremamente godibile e affascinante, anche divertente.
molto divertente a tratti, perché molti aneddoti sono veramente raccontati con grande leggerezza, con grande ironia. Queste sono appunto lezioni di fotografia perché Will Ronet nel corso dei suoi anni ha tenuto in Francia diverse lezioni e poi le ha racchiuse e sistemate, catalogate, diciamo, in questo libro, che è particolare perché si divide in cinque grandi capitoli: la pazienza, la riflessione, il caso, la forma e il tempo. Ovvero queste cinque grandi macro aree all'interno del quale lui fa ricadere alcune fotografie piuttosto che altre, o meglio, alcune fotografie sono state dovute principalmente alla pazienza, ma anche per esempio al caso, però dice principalmente devo questa foto alla mia pazienza. Altre relativamente sono più, diciamo, rientrano nella categoria della riflessione, sono state, diciamo, sono nate a partire da un ragionamento, non soltanto a partire dalla pazienza, e così via. Quindi davvero dice molte cose interessanti. C'è anche una bella premessa. C'è poi alla fine, come vi leggerò, la sua risposta alla domanda della domanda, cioè alle domande delle domande, scusatemi, cioè che cos'è una foto riuscita? E lui qui dà una spiegazione, dà una brevissima risposta che però io trovo in effetti molto efficace tra le tante che si potrebbero dare a questa domanda. E vi farò appunto vedere le immagini, vi leggerò qualche aneddoto. In realtà adesso ve ne volevo leggere una, ecco qui, di questa immagine, che poi vi farò vedere con calma dopo. Questa è l'immagine in questione, e poi ci sono sotto anche, come potrete vedere, i provini a contatto, quindi anche il processo di scelta della foto, il processo che ha portato alla scelta di quella foto. Ve la faccio vedere dopo meglio questa immagine, però volevo leggere brevemente quello che diceva, perché questo aneddoto, proprio per farvi entrare nel merito della questione. Immagine scattata a Venezia nel 1959. Fondamenta Nuova è il luogo. Lo stesso quartiere dove ho fotografato la bambina sulla passerella, pagina 45. Vedo queste due donne che chiacchierano sul bordo dell'acqua, mi interessano, con quel bimbo che si dimena in braccio a una delle due. Ma è un po' corto e mi manca qualcosa, quel valore aggiunto che conferirebbe alla mia foto piena giustificazione. Quando sto per scoraggiarmi, sento sulla sinistra due voci maschili. Sguardo rapido nella loro direzione. Forse saranno loro a diventare i personaggi cardine del mio teatrino. Indietreggio rapidamente, spostando le due donne sulla sinistra, e scatto nel momento in cui i facchini con la maglia da gondoliere, che bella sorpresa, stanno per lasciarmi solo col battito del mio cuore. Un po' come se volessi assicurarmi le buone grazie della fortuna, scatto in seguito, senza troppe convinzioni, altre tre foto di minore interesse. Qui già c'è un mondo, secondo me, parla dello sconforto quando se ne sta per andare perché probabilmente manca qualcosa nella foto, quando vede che stanno arrivando due personaggi e ha il cuore in gola, oppure quando praticamente fa la foto, scatta la foto che lui sa che è buona, ma resta lì, indugia. E questa è un'altra sensazione che chi fotografa in strada conosce: indugia proprio per quasi assaporare fino a pieno lo strascico di quella fortuna, diciamo quella coda lunga. È un po' come il vino, insomma, come un buon vino lascia in bocca, diciamo, il meglio è passato, lui lo sa, però resta lì forse per assaporarlo fino in fondo, per scattare altre foto che magari sa che non saranno buone come quella precedente, ma forse proprio per giustificare appieno, insomma, e consacrare appieno quella fortuna che ha incontrato e ha avuto la bravura di cogliere, di vedere e di aspettare, perché lui ha visto in lontananza gli altri due personaggi, li ha aspettati, si è spostato in maniera da ricomporre la foto. Insomma, ecco, questo è quello che intendevo quando vi dicevo che veramente con Will Ronet, con questo libro, facciamo un viaggio nella testa di Will Ronet, ma dei fotografi in generale. E nulla, adesso vi lascio a queste immagini, a questi piccoli aneddoti, e ci vediamo dopo. Ed eccoci sul
questo piccolo libro di Will Ronet, Lezioni di fotografia, perché sì, si presentano come delle lezioni, ma come vedremo poi anche le lezioni lo sono fino a... Will Ronet vuole dare lezioni, ma fino a un certo punto, diciamo così, come capiremo. C'è una breve e bella premessa, poi io ve la lascio poi leggere, che un po' riprende quello che vi ho detto all'inizio, cioè quei 5 capitoli in cui è diviso il libro non sono compartimenti stagni. Ogni fotografia è il frutto un po' della compartecipazione, sia di pazienza che di forma, che di tempo, che di riflessione e così via. Ma in ogni capitolo c'è però una scelta che Will Ronet fa, cioè dice: questa foto per me è stata più il frutto della pazienza. Una breve cosa però ve la leggo. L'apparecchio, quello fotografico, non pensa, è il cervello del fotografo a pensare. Tutti gli obiettivi muniti delle stesse caratteristiche danno in situazioni simili immagini identiche. L'obiettivo umano è l'occhio. In determinate circostanze ogni fotografo farà una foto specifica, perché ogni scatto è una scelta e la scelta è soggettiva. È il modo in cui il fotografo sente la realtà che lo porta a fare una certa fotografia in un determinato modo. Su questo insiste molto Will Ronet. E qui siamo sul primo capitolo sulla pazienza. E la pazienza per lui intende praticamente che si trova in un determinato posto e lo sceglie in qualche modo, perché sente che è proprio qui che può succedere qualcosa, e all'improvviso quel qualcosa succede. La fotografia gli viene offerta e lui deve essere quindi pronto a scattare. Tuttavia, questa pazienza non può essere, diciamo così, esercitata sempre. Ci devono essere, in altre parole, questa anche, come dire, un assaggio di quello che è la mente fotografica, ci devono essere delle ragioni anche un po', come dire, oggettive, che mi lasciano pensare che la mia pazienza può essere premiata. Se ad esempio mi trovo in un luogo e aspetto che ne so, passi un bambino con un palloncino, ma evidentemente questa pazienza può essere premiata soltanto se nelle vicinanze c'è un chiosco che vende palloncini, ma se sono, come dire, in mezzo al deserto, questa mia pazienza sarà vana. E quindi la pazienza però deve essere una pazienza, diciamo, anche qui sostenuta da delle certe ragioni, da certe ragioni oggettive. Qui vi faccio vedere questa bella foto del 48, siamo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, si vedono ancora le distruzioni e gli edifici abbattuti, le macerie. Mentre lui è in giro a fotografare, vede questa donna che vende, qui sotto spero si riesca a apprezzare, insomma, delle bamboline e altre cose così, cianfrusaglie, con cui cerca di simulare qualcosa in un periodo di grande miseria. Quello che lo colpisce è questa bambola qui lì in piedi, che sembra esclusa dal trio, e guarda la donna e cerca di essere, così, quasi come chiede di voler essere accolta anche lei. È qui che entra in gioco Will Ronet, è questo che cattura l'attenzione di Will Ronet, è questa la soggettività di cui parla nella premessa, è questa sensibilità che è soltanto Will Ronet che lo spinge ad aspettare, perché dice: mi posiziono, sento che questa può essere una buona foto. Qui ci sono i tre provini a contatto. Fa un paio di foto, ma nessuna lo soddisfa. E alla fine, però, quando sta per andarsene sconfitto, sente un rumore di ferraglia e capisce che sta arrivando una bicicletta, per cui aspetta, ed è proprio quel dinamismo che lui cercava per completare la composizione, per completare la foto, questa staticità che però deve andare a contrasto con qualcosa di dinamico, e arriva proprio da questo regalo che gli fa la fortuna, cioè di questo passante con la bicicletta, per cui scatta e poi ha paura che, insomma, la donna possa essere infastidita dalla sua presenza, e quindi poi va via. Nello scatto poi, come vediamo dal primo contatto, quando stampa lui aggiusta leggermente l'immagine, taglia questo palo in secondo piano, taglia questo
questa sbavatura qui sulla, sulla sinistra e porta a casa lo scatto. Altra cosa che dice: breve periodo di riscaldamento, poi mi fermo affascinato dal misero inventario di questa povera donna. Ecco, questo breve periodo di riscaldamento, poi ci torniamo dopo, un altro aspetto che secondo me contraddistingue chi fotografa. Altre volte invece, come in questo caso, in questi due casi, lui vede una scena che gli piace e lo schema è sempre lo stesso, attende che qualcosa succede, che i soggetti si mettano in una posa tale da poter giustificare, come dire, la foto. Quindi anche qui c'è un aspetto ovviamente di forma, come vedremo, però lui dice: qui io la foto l'ho portata a casa sostanzialmente perché sono stato paziente e stavo per rinunciare a fotografare questa donna su questa imbarcazione, perché il ragazzo mi aveva raggiunto, era un appuntamento, stava aspettando una persona, aveva un appuntamento, però all'improvviso la vidi chinarsi sulla bacinella dove teneva il bucato a mollo, aveva un atteggiamento commovente, dice Wironet. Rapido scatto sulla trista per ritagliare la sagoma su un riflesso luminoso, una sola foto. Ecco, altra, la pazienza, però ci vuole anche la preparazione. Lui la foto comunque l'ha vista prima, ovviamente, perciò è rimasto lì, ma ha visto anche questo riflesso luminoso alle spalle. È qui il modo di pensare del fotografo in bianco e nero. Vedo l'immagine, ma so anche il risultato che avrò in bianco e nero. Per cui, per staccare questo soggetto dal fondo, sa che si deve spostare per posizionarlo su una parte luminosa qui dell'acqua, in modo tale che ci sia la giusta posizione tra il bianco e il nero, ci sia contrasto e il soggetto fuoriesca dalla foto. Pazienza, ma anche tecnica. Così come qui nel 1979 si trova in questa stazione col suo 28 mm montato, spesso utilizza anche però dei teleobiettivi, come vedremo, il 50 mm, il 90 mm o anche di più. Qui il 28 mm montato sull'apparecchio, come lo chiama lui, vede questi caschi e gli sembrano delle enormi piante grasse che stanno, potrebbero mangiare appunto le persone che si sono apprestate lì a telefonare, perché contengono ovviamente dei telefoni pubblici. E allora cosa fa? Aspetta, e la sua pazienza viene premiata. Ora ogni persona, ogni pianta grassa ha la sua persona, tranne queste due qui in primo piano che aprono un po' e ci danno un po' il contesto, insomma ci fanno vedere il telefono al proprio interno. Così, ecco, queste piante grasse stanno fagocitando queste persone, è una cosa che lo diverte molto, e quindi qui porta a casa la foto dopo una lunga attesa. Dopo una lunga attesa i miei tre mostri hanno catturato ognuno due vittime. Non aspetto il seguito, scatto e fuggo. Ancora qui, situazione caotica. Cosa fa il fotografo quando c'è una situazione caotica? Aspetta. Ad Algeri c'è una grande folla, c'è un festival, per cui ci sono tante persone che salgono questa strada. Lui si arrampica su una panchina per avere una vista più libera, per dare una maggiore visibilità dei soggetti. Ecco una differenza con l'epoca forse moderna. Difficilmente oggi forse un fotografo si posiziona su una panchina, su uno sgabello, espediente che Wironet utilizzava molto. Piuttosto si butta tra la folla, cerca un'immagine stratificata, e questa forse è la composizione attuale, perché è anche, diciamo, questione di tempi, di epoche storiche. Lui qui invece vuole dare visibilità, aspetta, e improvvisamente la folla si apre, sembra organizzarsi in due file per dare risalto a quello che secondo me poi è, secondo lui, è il soggetto della foto, ovvero questa bambina qui al centro che lo guarda perché è incuriosita. Ecco, questo ancora qui la pazienza viene premiata. Venezia nel 59, ci sono diverse foto scattate a Venezia, lui vede
questa scena, vede il bianco della luminosità dello specchio d'acqua del canale. È lì però con la moglie, ha un obiettivo di 90 mm montato, non succede niente, però è ossessionato, praticamente. Quando è in giro con la moglie, lui sa che non può indugiare più di tanto, non può aspettare che la pazienza lo premi, per cui va via, però è quasi appunto ossessionato da questo a scatto mancato, per cui alla fine lo dice alla moglie senza ipocrisia, Mariano non ci cascherebbe. Suggerisco di tornare in quel posto nel caso in cui, puntini sospensivi, succede proprio questo, cioè la bambina con il suo passo, altra cosa che lui dice lo ossessiona particolarmente, cioè catturare quando cattura sagome. Lui è sempre molto attento all'attimo in cui i piedi toccano terra, il modo in cui appunto può rappresentare il passo, la camminata attraverso la foto. Quindi è sempre attento a quest'attimo. E così lui porta a casa la foto con il soggetto che qui è il perno attorno a cui si muove poi tutta la scena. Qui siamo invece sul capitolo dedicato alla riflessione. La riflessione anche qui c'è un misto di pazienza e di altre componenti, di forma, tempo e così via. Perché riflessione? Un po' come la pazienza, lui vede un contesto, una scenografia, lui, come vedremo, è proprio sta nei posti come si potrebbe stare su un palcoscenico, quindi c'è la scenografia e aspetta che compaiano i personaggi. Ecco la sua, uno degli aspetti che mi piace molto di Will Ronet. La riflessione sta proprio qui, lui vede la scenografia, un po' come nella pazienza, ma a differenza della pazienza comincia a pensare, anche magari a scattare, e a pensare dove potrebbe collocarsi, dove potrebbe posizionarsi per avere quel determinato risultato. È un confine molto sottile tra riflessione e pazienza, ma pure c'è, e lo vediamo per esempio da questa foto che lui fa a Dresda. Lui deve, in un corso dei suoi due viaggi che fa nella Germania dell'Est, siamo nel 67, deve raccontare un po' quest'aula universitaria. Dapprima mette il 28 mm, il grandangolo, per offrire tutta la grandezza della platea e dello spazio, ma poi comincia appunto l'aspetto riflessivo. Capisce che se monta un obiettivo, un 50 mm standard, e cambia la propria posizione, cioè mettendosi in maniera frontale, lui può passare da questa immagine a quest'altra immagine, dove praticamente compare proprio grazie alla prospettiva del 50 mm e grazie al suo posizionamento frontale, compare proprio un muro umano che dà ancora più effetto e dà ancora più valore a quello che vuole fare, al messaggio che la foto vuole appunto mandare, cioè il numero di studenti, il gran numero di studenti che frequentano l'università. E qui appunto è un grande caso appunto di riflessione, così come anche queste due qui a Roma. Perché la riflessione? Perché lui è colpito da questi ragazzini, siamo nel 94, ma racconta che poi sceglie anche qui una postazione sopraelevata, un po' come è stato per la pazienza, e aspetta che arrivino dei soggetti, ma è stato appunto grazie a questa riflessione e poi unita alla pazienza che è riuscito a raccontare e a chiudere poi tutta la composizione tra questi soggetti a sinistra, la bicicletta sulla destra e i protagonisti centrali qui sul motorino. Ancora andiamo avanti, ah, questa è fantastica, è molto bella. Praticamente questa nave, la Chotat, perdonate il mio
francese orrendo. Qui ci sono le sei fotografie che lui ha scattato e si vede tutta l'evoluzione, come dire, temporale che ha portato alla foto finale. C'è quindi un venditore che parla con un ragazzino, poi questo si stende, poi uno si tuffa e lui in lontananza vede appunto che ci sono questi ragazzini si stanno appunto arrampicando sulle catene, sono interessati da questa imbarcazione e fa delle foto. Fa tre foto, una mentre si arrampicano, l'altra mentre si tuffano, ma ancora una volta la riflessione a portarlo ad aspettare questa volta, aspettare il momento decisivo, che lui capisce essere questo, quello in cui praticamente c'è un dinamismo portato sia dal gesto del tuffo che dal ragazzino che sta entrando in acqua. E vedi, si vede qui fuoriescono soltanto praticamente le gambe. Quindi qui la pazienza è il frutto di una riflessione. Lui, come dire, fa un respiro e dice aspettiamo, si dà un freno a quella frenesia che può cogliere il fotografo nell'atto di scattare e dice aspetta, pensiamo un attimo, questa foto sì, buona, ma quest'altra forse, si aspetto ancora, riesco a cogliere questo momento in cui c'è questo doppio momento, l'ingresso in acqua e il tuffo che sta per compiersi. Altra immagine con aneddoto particolarmente simpatico è questa che ritrae il figlio Vincent. Lui non mette quasi mai praticamente in posa i propri soggetti, lui piace, a Wironé piace appunto danzare al passo con il caso, appunto con la realtà mutevole su cui non si ha controllo, però in qualche caso appunto chiede al soggetto di fare certe cose. Il figlio si ribella alla richiesta del padre di fargli una foto mentre lancia il suo aeroplano perché davanti a lui è pieno di pietre. Allora dice vabbè, non se ne parla neanche, figlio, hai visto le pietre in fondo al terreno? È vero, ma l'idea mi solletica così tanto da promettere in caso di incidente un compenso spropositato. D'accordo, ma due lanci e basta, dice il figlio. Allora fa un primo lancio, ma non lo soddisfa, l'ombra non è pienamente nell'inquadratura, e allora ecco qui che interviene la riflessione. Ok, mi posiziono l'apparecchio sul cavalletto in maniera tale da avere anche la cornice della finestra e il lancio. Fa il secondo lancio, non va bene, insomma riesce a ottenere, rimpinguando così la ricompensa, un terzo lancio bonus da parte del figlio. Scatto riuscito, ma l'aereo si sfracella contro appunto le pietre. E abbiamo passato l'indomani a riparare l'aereo, ma a settembre, dopo aver visto il risultato e il destino che attendeva questa immagine, l'aereo modellista, cioè il figlio, ne fu fiero e io dimenticai ben presto quanto mi era costata. E ecco qui, dice, la prima fotografia di questo volume è essere stata messa in scena, cioè composta con la complicità di uno o più protagonisti. È un caso rarissimo perché per gusto o per scelta ho quasi sempre lavorato dal vivo. Qui c'è poco quindi da aggiungere. E qui siamo invece di fronte all'immagine che vi ho fatto vedere all'inizio, spero che riusciate a apprezzarla così ancora meglio. Vedete le due donne, il bambino, i due facchini vestiti da gondoliere, immagine bellissima, mi piace tantissimo. Peccato siano le immagini siano così piccole, meriterebbero veramente un maggiore spazio. E qui siamo invece a Natale, lui ama molto fotografare il Natale e siamo nel Natale del 1954, qui una serie di provini a contatto ci fa capire come abbia lavorato sulla scena, perché il fotografo lavora sulla realtà che gli è davanti e su cui non può agire. E quindi qui è colpito da una signora che vende giornali e lavora a maglia, qui a sinistra ci sono persone che guardano le vetrine, qui a destra compare un altro personaggio che guarda i giornali che sono esposti, ecco il teatro. E qui c'è tutta l'evoluzione, vedete, lui aspetta che succeda qualcosa, poi questo qualcosa succede e questa immagine qui.
Poi ancora qui il caos. Lui si posiziona in una maniera tale che da avere la folla che guarda la vetrina, ed è qui l'aspetto della riflessione. Ma poi quello che succede è che ci sia praticamente un individuo con una faccia assolutamente angosciata, quasi carica di odio, che passa in questa tra la folla e diventa il vero protagonista dell'immagine. A distanza di anni questo resta ancora un mistero, sembra quasi come se il diavolo fosse comparso all'interno della immagine, ed è questo che poi rende riuscito, insomma, questo contrasto fortissimo che rende l'immagine riuscita. E questa è un'altra immagine che mi piace tantissimo, che che ci permette di ritornare un po' sul discorso di come lui sia veramente quasi un regista teatrale, ma senza regia, senza possibilità di intervenire sulla scena, perché qui c'è un altro teatro in questa immagine, e qui, vedendo i provini a contatto, riusciamo ad apprezzarlo ancora di più. Vede, si avvicina, insomma, vede in lontananza questa bottega di questo calzolaio, e poi due donne che parlano, una parla con il calzolaio, l'altra guarda in altra direzione, ma manca qualcosa, e questo qualcosa arriva pian piano, cioè arriva quest'uomo che legge con il suo cappello, molto interessante, questo manifesto politico, e gli piace la scena che si sta componendo, cioè questo calzolaio, queste due donne che parlano, questo uomo che crea un contrasto forte tra la scena molto popolare e invece il soggetto stesso, che invece è molto curato, molto distinto. Però lui comincia a pensare come poter rendere migliore questa foto, e da una parte lo assiste la fortuna, dall'altro appunto il pensiero che dice: ok, io ho fatto queste foto tutte verticali, ma il formato corretto in questo caso è dare un'ampiezza orizzontale alla scena, quindi gira l'apparecchio, come lo chiama, e la fortuna è che passi questo elemento, questo uomo che dà dinamismo, questo giovane facchino che completa veramente il teatro. Questo qui è veramente un teatro. L'uomo guarda i manifesti, il ciabattino, il facchino, le donne che parlano. Veramente eccezionale questa immagine. E qui un altro aneddoto, qui la riflessione proprio è portata, insomma, alla sua massima espressione, perché lui al Louvre nota che il grande quadro sull'incoronazione di Napoleone può essere parte di un gioco tra realtà e finzione, nota, e quindi tornerà al Louvre per cogliere questa occasione. Nota che ci sono gruppi di visitatori così folti da coprire la cornice del quadro, lo vediamo qua, e lui quindi monta un teleobiettivo in maniera tale che praticamente appunto la cornice venga completamente nascosta, e c'è un miscuglio tra antico e moderno, tra presente e passato. Sembra che questi visitatori del Louvre siano parte della scena e stiano assistendo all'incoronazione di Napoleone. E poi scrive Louis Ronet: avevo addirittura in basso un'indomita repubblicana che dava le spalle alla cerimonia. Cioè questa donna qui in basso si volta, sembra voltarsi, dare le spalle a Napoleone, e quindi tutta l'immagine è perfettamente poi riuscita. Siamo poi al capitolo dedicato al caso, ci
si scrive una cosa molto simpatica, ci si potrebbe sorprendere, non delle sorprese del caso, sono così frequenti, ma del fatto che il fotografo sia spesso presente per coglierle, cioè che il fotografo sia lì col suo apparecchio. Ma anche qui il caso va colto, ci possono essere cose meravigliose, dice Louis René, che passano a fianco al fotografo e il fotografo non le nota, non le vede. E fa una bella metafora, dice. E poi c'è la disponibilità che condiziona la capacità di reazione sul campo. Bisogna essere predisposti a raccogliere le fortune che il caso offre. È la presenza di spirito, il talento di abbandonare bruscamente il soggetto iniziale a favore dell'inatteso. Come il pescatore che all'improvviso prende il guadino per catturare la farfalla che gli svolazza accanto alla canna da pesca. Spesso il fotografo è lì per fotografare un soggetto, però qualcosa inatteso arriva e lui deve seguire questo ritmo, cioè deve lasciare la pesca che stava facendo prima, il pesce che sta tanto faticosamente cercando di catturare, e lasciarsi prendere da quello che succede, cioè la farfalla che passa al suo fianco, lui prende il retino e cerca di catturarla. Ecco qui caso, ma anche Wirrone ci dice disponibilità d'animo a lasciare quello che ci si era prefissi e a abbracciare, diciamo, il nuovo e la fortuna che ci viene incontro. Qui un'altra foto che mi piace molto, in tram, sul tram di superficie, questa pure ve la leggo, sul tram di superficie, aprile 1939. Dalle parti della stazione di Juarez nulla mi spinge a caricare la mia Rolleiflex, se non che a tratti sulla destra una luce più forte illumina il volto pallidissimo, scusatemi, se non a tratti, quando il vagone passa davanti agli spazi tra una palazzina e l'altra sulla destra, una luce più forte illumina il volto pallidissimo di questa ragazza. Approfitto di una di queste occasioni per sistemare il mio centesimo di secondo pienamente aperto, per fotografare questa ragazza. Un giorno il grande Arthur Schnabel ha detto: nel pianoforte la difficoltà è che accanto a ogni nota giusta ce ne sono due sbagliate. E queste parole potrebbero applicarsi alla maggior parte delle foto di questo libro. Immediatamente prima dello scatto è troppo presto, subito dopo è troppo tardi. Abbiamo detto tante volte nel corso di questi video, il disastro fotografico è a un centimetro, a un istante dalla riuscita fotografica. È questione di istanti, quindi di centimetri. Qui c'è un'altra aneddoto molto bello, il riposo del circo Pinder. Lui era per Air France a seguire, gli era stato commissionato un lavoro sulle famiglie circensi, si ritrova in questa grande villa, è annoiato, non vede nulla di interessante da poter fotografare. A un certo punto vede questi tre pinguini camminare per il parco e allora dice: ecco che l'idea diabolica mi viene in mente. Prende un ramo e spinge questi tre pinguini verso l'uscita, quasi come a dire: insomma, ci siamo scocciati, ce ne andiamo. Ma ecco che qui interviene il caso, cioè un cavaliere in lontananza, qui evidentemente è troppo piccola l'immagine forse per poterla apprezzare, si avvicina all'ingresso ed ecco qui che l'immagine acquista tutto un altro senso, un altro sapore. Questi tre pinguini saranno come tre maggiordomi, tre camerieri che accoglieranno il cavaliere all'ingresso, insomma che lo accoglieranno e lo accompagneranno. Ecco i tre emissari dei castellani che accolgono degnamente il nobile straniero di passaggio, dice Wirroné. Ecco come il caso premia Wirroné, che però si era dato anche un'opportunità, aveva, diciamo così, aiutato il caso grazie al piano diabolico di prendere il ramo e spingere i tre pinguini fuori dal castello. Anche qui la settimana di Natale, ancora una volta, 1954, col suo 35 mm è catturato dalla fissità di questo
di questo bambino aspetta e il caso lo premia perché c'è una certa movimento, una certa circolarità, una certa dinamica circolare che riesce a far convogliare lo sguardo verso il protagonista della foto, che è il bambino. E qui Crepuscolo a Venezia è il titolo di questa foto, ha il 28 mm, lui dice miracolosamente già sistemato, è entrato in questa sorta di circolo in un bar, insomma, di manovali dopo il lavoro. E la fortuna qual è? La fortuna è che lui sente due voci, se non sbaglio argentine, venire dalla strada, e mentre esce il bambino, un bambino che era lì dentro il circolo, lo segue e si piazza proprio al centro e diventa, diciamo, l'ago della bilancia tra i due mondi, quello interno del bar, quello esterno di queste ragazze che camminano, e lui al centro. Quindi una foto bellissima. E lui dice alla fine: ho rischiato grosso, ma fa parte dell'avventura fotografica. Troppa prudenza mi avrebbe fatto perdere un'occasione felice. Forse si riferisce al fatto di aver insomma così scattato una foto in maniera così sfrontata a questo bambino, che d'altronde lo aveva poi seguito proprio per incuriosito, perché voleva essere proprio fotografato. Però porta a casa un'immagine secondo me straordinaria, anche qui stampata in una proporzione decente e adeguata, insomma ci permetterebbe di ammirarla appieno. E siamo poi al capitolo della forma. Qui ci sono due aforismi bellissimi. Uno di Vitruvio: quando tutte le parti hanno il loro posto esattamente proporzionato nell'equilibrio generale dell'edificio, assaporiamo la gioia che nasce dal bel ritmo. E un'altra di Victor Hugo: la forma è il fondo che sale in superficie. Il fondo, cioè, qui c'è anche qui delle belle parole di Wirroné, ma ve le lascio appunto leggere. Il fondo è praticamente l'essenza stessa dell'immagine. Quindi, un po' per dirlo alla Cartier-Bresson, la forma non è qualcosa di superficiale, ma è proprio la sostanza stessa della foto, dell'immagine. Se io non ho questa forma a sostenere la sostanza stessa non c'è. Come se io avessi qualcosa da dire ma non ho le parole per dirle. Allora la forma non è secondaria, non sta dietro rispetto alla sostanza, ma diventa la sostanza stessa, diventa ciò che permette alla sostanza di venir fuori. E qui abbiamo tante piccole foto che ci parlano della forma. Quella che mi piace particolarmente è questa qui. Qui ci sono tre piani, la bambina qui dalla finestra, questi due marinai, insomma, sull'imbarcazione, e altre persone qui a livello ancora sul fondo, insomma sullo sfondo, che sono presenti sul molo. E dice: questa nel 1957 è un'immagine tutta al caso, dove è stato possibile coniugare il rigore della composizione e sorpresa dell'inatteso, perché mi trovo proprio davanti alla finestra dove una bambina manifesta la sua curiosità per il transito sulla Schelda ad Anvers. Perché, anzi, scusate, una domanda: perché una bambina manifesta questa curiosità? La bambina stabilisce l'equilibrio formale tra i tre piani in cui è suddivisa la foto, dal basso in alto, come una fuga a tre voci. Senza la sua presenza, questa è la bambina, l'immagine sarebbe stata insignificante. Un fotografo, un po' mitomane, sarebbe portato a credere di possedere doti miracolistiche. E in effetti proprio questa bambina diventa, un po' come il bambino di prima, il perno centrale che giustifica tutta la foto e dà un rigore formale incredibile, facendo procedere il nostro occhio per piani, dal primo piano, poi ai marinai, poi qui ai soggetti dietro sulla sponda. E bellissima anche questa, ancora una volta, peccato che sia così piccola.
Qui una foto che ama molto Berengo Gardin, come dice in una sua intervista, ce ne sono tante su YouTube, che era stato commissionato da Le Figaro un reportage sulle balere, su insomma i luoghi da ballo francesi, e alla fine lui qua anche qui si vede l'evoluzione insomma della sua avventura fotografica, di come si è arrivato allo scatto finale. Ci sono dei ballerini troppo spostati a sinistra, la coppia che qui è centrale invece si trova a sinistra. Alla fine lui sceglie ancora una volta una prospettiva sopraelevata e invita la coppia di ballerine col ballerino centrale a venire appunto proprio al centro in posizione frontale e a così aggiungere a questa immagine anche qui frutto di un ritaglio che raddrizzare appunto l'inquadratura. E addirittura una delle ballerine poi lo ha scritto, in futuro lo scriverà per dirgli che è ancora amica di quell'altra ballerina e che il posto non è quello che lui aveva scritto, il luogo dove è stata scattata la foto non è quello che lui aveva scritto, ma era un altro. Adesso c'è una pista da bowling. Bellissima anche questa foto, Café de France, siamo al centro, siamo nel 1979, anche qui la forma è dovuta da questa triangolazione. Questi due soggetti, uno la camicia bianca, l'altra persona in movimento illuminata dal sole, che bilanciano ancora qui la presenza forte di questa donna che vigorosamente sembra uscire dal caffè. Un'immagine bellissima anche questa, con questa geometria e questa forma che fa uscire proprio fuori anche l'importanza del caffè stesso, del Café de France. Diverso invece da quest'altra immagine dove lui qui ha scelto una posizione più obliqua e quindi i protagonisti sono proprio questa, la circolarità di questi soggetti, ognuno preso dalla sua vita, dalla sua quotidianità. E siamo arrivati infine al tempo, che potremmo dire un po' come lo dice Roland Barthes, la fotografia è questione di tempo, non può far altro che testimoniare un evento accaduto, non può che essere ancorata all'istante, non può che essere ancorata al tempo e a quello che è successo in quel determinato istante. Quindi tutte le fotografie che lui ha scattato ovviamente hanno a che fare con il tempo, ma qui ne sceglie alcune che per lui hanno maggiore attinenza pronto con questo tema. Questa è una delle sue prime foto. Da ragazzino gli è stato regalato al padre una Kodak a soffietto e lui fotografa questi operai durante le vacanze estive in questa segheria. E gli piace molto la foto perché ha un grande rigore formale, aveva ragione. Dice all'epoca, ecco il rapporto col tempo, il paradosso è che all'epoca lui questa foto, quest'ottima foto, era stata scattata dalle mani di un ragazzino che non sapeva che poi sarebbe diventato, diciamo, un fotografo professionista e acclamato poi in tutta la Francia. E qui ancora una foto che è l'8 maggio del 45, la liberazione per le strade di Francia, per i grandi boulevard di Parigi. Lui è lì che segue questi festeggiamenti. C'è il mosso perché la sua macchina seguiva il movimento del carro. E ancora altri aneddoti. Che hanno a che fare con il tempo. Una prima foto del 54, una seconda foto dell'82. Qui lui si reca in questo diciamo luogo alla frontiera con la Svizzera e questa bambina un po' impaurita si nasconde quasi dietro la ruota del carro. Questo invece è la figlia di insomma, di amici con cui lui era in Grecia. In genere lui dice: io sono restio a fotografare quando ci sono situazioni conviviali, di convivialità, di amicizia, ma questa loro figlia si era annoiata e col viso imbronciato si avvicina alla macchina per far capire ai genitori: basta, me ne voglio andare. E lui, così d'istinto, prende la macchina e la fotografa e solo dopo capisce che c'è una forte correlazione tra le due bambine. Ecco il tempo.
e il fotografo, la sensibilità del fotografo ha attraversato il tempo e gli anni, dal 54 all'82, soggetti diversi ma sensibilità uguale, soggetti diversi ma anche molto, molto simili. Gli innamorati della Bastiglia, qui lui aveva il compito di fotografare una serie di monumenti in giro per Parigi, sale sulla Bastiglia, vede questi due soggetti, li fotografo, diventano poi anche la copertina di questo libro, e tramite un amico in comune, molti anni dopo, dal 57 all'88, un po' come per la bambina di prima, rincontra queste due persone in una sorta di firmacopie, se non sbaglio, e gli scatta quindi un'altra foto mentre mantengono in mano la foto, diciamo, che li ha resi noti, diciamo, tra virgolette. È una storia molto simile. E qui la foto ritrovata, questa foto qui scattata nel 36, lui non è riuscito a pubblicarla perché non aveva una carta fotografica ad alto contrasto, perché era per stampare la foto, e perché che era, diciamo, molto sottoesposta, per cui semplicemente questa foto si perde, diciamo così, nel suo archivio. E molti anni dopo, grazie a Claude Nori, di cui poi vi lascio la scheda qui, di cui abbiamo parlato, in occasione di una retrospettiva dedicata a Will Ronet, spunta di nuovo fuori questa foto, e il soggetto qui principale spunta anche lei, si riconosce e contatta e scrive a Will Ronet, si scriveranno nel tempo anche molto dopo. E qui è una foto nell'86, quando questa donna, che era una sindacalista, qui chiacchierava in occasione di questa mostra, chiacchierava con delle amiche. Quindi qui il tempo fa ritrovare, no, diciamo, nasconde l'oblio dell'immagine, la foto così sprofonda nel dimenticatoio, nell'oblio, ma poi fuoriesce per un puro caso. E qui, ecco, il rapporto e il fascino del tempo che passa, che resta, che ritorna in maniera contratta, poi dilatata, ci si para prepotentemente avanti, ci fa allacciare poi o riallacciare o scoprire rapporti e relazioni con persone. Ecco, qui il tempo è veramente il protagonista. E poi alla fine ci sono, alla fine del libro c'è per concludere, anche questa molto, vi invito a leggerla se comprerete questo libro. E in questa conclusione lui comincia a rispondere alla domanda delle domande: che cos'è una foto riuscita? E una prima parte della risposta ve la do adesso. Una foto riuscita è una foto riuscita grazie alla pazienza, alla forma, al caso, al tempo. Cosa sarebbero praticamente quelle cabine telefoniche se non ci fossero quelle persone che sembrano essere fagocitate dalle cabine stesse, che sembrano delle piante grasse? Cosa sarebbero state una serie di fotografie se non ci fosse stata la pazienza, il caso, la fortuna? È ovvio che questo contribuisce alla riuscita della foto, ma c'è ancora un altro aspetto più generale, più poetico, senza grandi dissertazioni, che Will Ronet ci dice, e vi dico tra poco. Ed eccoci tornati da questo appassionante, per me, insomma, viaggio, appunto, proprio per le strade di Venezia o di Parigi. Vedete come lui ha, girato, esplorato Parigi, i suoi quartieri, le sue strade. Questa era la sua vera passione. Sì, c'era il lavoro, come dire, il consegnato che Air France, ad esempio, o un'azienda, un'industria potevano commissionargli, ma il suo fuoco, diciamo, bruciava e veniva alimentato proprio dalla caccia fotografica, dall'andare in giro e aspettare che qualcosa potesse succedere, potesse avvenire, potesse essere immortalato dal suo apparecchio, come lo chiama. E adesso quindi concludiamo, come vi dicevo, il video con quella che era la domanda delle domande, cioè qual è la risposta che lui dà alla domanda: che cos'è una foto riuscita? Mi accontento, in mancanza di meglio, di rispondere quella con cui sono riuscito a comunicare l'emozione che l'ha fatta nascere.
E io penso che se queste foto venissero stampate, cioè, insomma, l'unico limite del libro è che è veramente molto piccolo, però ecco, con una stampa più grande di queste immagini, noi questa emozione che già magari proviamo grazie all'immagine, grazie ai suoi aneddoti, ecco, questa emozione riusciremo a coglierla appieno. Quindi, tra le tante risposte che si possono dare a questa domanda e che sono state date a questa domanda, Will Roney ci dà questo, ci dà la sua, e che io trovo, diciamo, tra l'altro anche estremamente convincente come risposta. Insomma, niente voli pindarici o chissà quali discorsi, ma l'essenziale è la foto. Se emoziona e faccio provare l'emozione che io ho provato mentre giravo in strada e scattavo, allora quella è una foto che potrei definire come riuscita. E niente, allora io vi ringrazio e noi ci vediamo l'anno prossimo, il 2023, per un altro video e un altro libro da autore da sfogliare insieme. Ciao a tutti!